Vai, Ara, vai, Ara. Vai, Ara, vai, Ara. Signora, l'intervento è riuscito molto bene. I reni hanno cominciato a funzionare perfettamente. I suoi figli stanno bene. Viva gli sposi! No, vabbè, no. Vai Vasco, ma che è? Questa è bellina. Questa è bellina, sì. Guarda, secondo me la prima è venuta meglio. Ok. No, Zuma? Ma chi è questo figlio? Allora stringetevi di più. No, cerchiamolo. Ma dove è andato? Ma scusa, fammi vedere. Ma dove è andato? Era qui, vedrai. Alice, vieni qua, c'è la foto. Dai, c'è la foto, vieni. Perfetto, mi raccomando, sorridete. Dai, sorridete. Parla, fotografo. Stringetevi un po' sulla sinistra. Io le devo dare allo sposo, potete chiederle a lui. A meno che non vogliamo fare uno scambio con la sua foto. Ah, sì. Senti, cercami su Facebook, Alice Martini, così insomma poi ce li scambiamo. Perfetto, lo farò sicuramente. Ah. Ci vediamo. Ciao. Ehi, Costanti! Fai qualcosa. Tocca i capelli e tirali indietro. Ora provo a giocare un po' con la maglietta. Alzala un po' questa maglietta. Ma che hai fatto lì? No, niente. Un incidente. Dai, fammi vedere un po' le foto. Sì,
Allora. Dai Aldo, ma sono bruttissima. Ma che brutta? Sono io che non sono bravo a fare le foto. L'altra volta, al matrimonio, davo una mano alla fotografa. Sì. Ma davvero non ti piacciono? Ma il mese scorso a Montesenari hai fatto delle foto bellissime. Vabbè, a parte hai fotografato solo fiori e piante. Ma se ci siamo fatti anche il selfie col bacio? Sì, occhi chiusi. Perché ti stavo baciando. E quando uno è coinvolto, gli occhi li tiene chiusi. Oh, sì. Non come te che li teneva aperti. Dai, chiudi gli occhi. No. Chiudi gli occhi. No. Dai, chiudi gli occhi. No. Guarda che se non li chiudi non ti baciano. Allora non mi baciare. Pronto, mamma? Sì, ora sono a fare un giro qui in centro. Tra poco rientro, sono con Aldo. Va bene. Guarda qua. Non pensi che sia per il... È credo proprio di sì. Certo, spettacolare. Fantastico. Veramente. Sono senza parole. Che facciamo, se va a prendere qualcosa da bere? Sì, dove andiamo? Ehi, Tommy. Ciao. Che fai con questo casco? Andiamo a fare un giro, tanto è presto. Dai, ci facciamo una bevuta, poi domani andiamo a casa. Sì, tanto poi mi riaccompagno. Ma domattina ti devi svegliare presto. Perché? Ma come, non lo sai? La nonna ha la dialisi, la mamma non può andarci, ci devi andare tu. Ah, è vero. Mi ero scordata completamente. Dai. Amore, via, io devo andare allora. Scusami, amore. Ti scrivo dopo appena arrivo a casa, ok? Scusa. Dai. Prendo qualcosa da bere, cosa vuoi? Ma io un succo d'ananas. Ma come un succo? Dai, prendiamoci una birra. No, voglio un succo. Va bene, prendo anche qualcosa da mangiare. Sì. Va bene. Senti, ti aspetto là. Sì, Tommy. Adesso mangiamo un boccone e poi torniamo. Va bene. Ciao. Dai, ma che fai? Stavo sentendo la lezione di stamattina. Ma non la puoi ascoltare dopo quando vai a casa? Perché dopo vuoi andare a casa, vero? Certo voglio andare a casa. Guarda, non ti mettere strane idee in testa, eh? Anzi, guarda, sbrighiamoci perché sono pure in ritardo. Ma almeno possiamo stare 10 minuti a mangiare tranquilli? No, non posso. Dai, ma non ci sono i tuoi fratelli. Oh, ma non sarei mica astemia. Sì e no. Senti, mi piacerebbe, però meglio evitare, ok? Aldo, mi ascolti un attimo? Sì, che c'è? Dimmi. No, perché spesso tu parli male dei miei fratelli. Certo, non ti lasciano un secondo libera. Hanno sempre le armi puntate addosso a noi, e che cazzo? Sì, ma un motivo c'è. Senti, tu come devi avere tanta pazienza. Ma se ce l'hai, io ti assicuro che faremo tutto quello che vuoi. Cioè? Tu mi vuoi bene, vero Aldo? Certo.
Io 3 anni fa stavo per morire. Per una malattia ereditaria, la stessa di mia nonna, Irene. E Tommaso mi ha salvato donandomi il suo. E se sono viva, io lo devo a mio fratello Tommaso. E lui a causa mia ha dovuto rinunciare alla sua carriera, ai suoi sogni. Stava facendo pugilato a livello agonistico e ha dovuto smettere. Perché con un rene solo è pericoloso. Vabbè, certo, si allena con Alessandro ogni tanto. Però è una cosa così. E per questo io devo stare attenta a cosa mangio, a cosa bevo e a come vivo. Cosa puoi rischiare? No, no, niente. Se sto attenta, niente. Posso avere una vita normale. Posso fare una famiglia, avere dei figli. Ed è per questo che ti chiedo di avere pazienza. Vabbè, io non credo che fare l'amore ti faccia male, no? No, però devi avere pazienza. Rita, che ore sono? E tu l'hai presa? Ma quando ora? Grazie. Colpo basso, questo è un colpo Che cosa c'è di più celeste di un cielo che ha vinto più di 1000 tempeste? Alessandro, non fumare. Dai, dopo apro la finestra. No, non dargli più fumare, si fa male. Ale, mi hanno detto che Tommaso ti ha riempito di botte. Ah, comunque ragazzi, io stasera esco con voi. No, è meglio che rimani a casa a studiare stasera. Mamma, si vede che non mi guardi, perché io ho già fatto tutto, ho già studiato. Sì, questa ho già sentita. Ale, fa un po' a vedere. Tommaso, vacci piano, me lo stai distruggendo sto ragazzo, eh. Oh. Ma che si forti. Ehi, ehi, Boni, eh! Boni, eh! Se no il babbo torna sul ring, eh! Eh?
pronto, Ali, stasera che si fa? Pronto, amore. Ci vediamo direttamente al pub o vengo a prenderti io? Costantino, allora? Com'è? Tutto bene. Tutto bene? Vino? Un pochino. Ma è tanto che hai conosciuto Tommaso? Siamo cresciuti insieme. Ah, quindi conosci anche Alice? Sì, l'ho vista crescere. Grazie. Ah. Oh, ma sei messo bene però, In che senso? No, dico fisicamente. Ma fai pugilato con Tommaso? Ci stai provando? Dai, scherzo. Tu mi piace, amico. Oh, cazzo. Amore, amore, non mi dire niente, mi raccomando, io stasera non voglio storie. Non ti ho ancora detto niente, guarda. No, ma ti vedo, mi sembra. Ma perché io ti tengo d'occhio. Ciao, Dani. Dai, ma non sto mica facendo niente di male. Ora ti riporto a casa. Ma guarda come ti sei ridotto. Questa è la prima ed ultima volta che esci con noi. Ma ho bevuto solo acqua, amore, diglielo a te. Acqua panda. Che stronzo. Ma che cazzo ridi? Non le dici nulla. Oh, ma cosa vuoi da me? Non sono mica suo padre. E poi cerca di cambiare tono con me, perché così non va bene. Ah sì? Perché sennò che cosa fai? Dai ragazzi, stiamo calmi. Guarda, stai non mi far parlare, voi due la state rovinando, non io. Guarda che mia sorella è minorenne, se le succede qualcosa sei tu il responsabile. Quando uscite la fai bere così? Ma che cazzo state dicendo? Voi siete fuori. Dai ragazzi, basta. Forza, andiamo a casa. Fine della sera. Ah, basta! Io non fumo, non mi drogo, non bevo alcolici quasi mai. E se invece una sera mi vado a farmi un mojito, poi ne fate una tragedia. Ma che cazzo? Andiamo a casa, forza. No! Andiamo a casa. Dai, ma lo vedi che non ti reggi in piedi? Io rimango qui. Basta, fatela finita, l'accompagno dopo io a casa, appena le passa la sbornia. Tu, non è detto che non te ne frega un cazzo, che non sei suo padre? Lei adesso torna a casa con noi, che siamo i fratelli. Calmi ragazzi, calmi. Non fate a botte. Non vi posso nemmeno dividere, dai. Non c'è bisogno che tu ci dividi, mi tolgo io da coglioni. Andate a fanculo. D'accordo. Dai, fermi. Ma dove vai? Niente, niente, lascia stare.
Allora, ma che fa? È laggiù, ora si calma. Senti, io quasi quasi me ne vado a casa. Perché, che hai? Non mi sento tanto bene, ho un po' di mal di testa. Ok, sì, sì. Felice, casomai l'accompagni tu a casa. Dai, è un po' arrabbiata, lasciala stare, dai. Settimana prossima c'ho da fare due demolizioni. E tu che fai? C'ho da mettere... Allora, aspetta. C'ho da mettere delle mine qua e qua sotto. Si calma ora, aspetta. Guarda là. C'ho questo. Vedi? Io metto le mine di sotto. Piacere. Cosa ricevi? Pronto, dove sei? Guarda, non lo so dove mi trovo. Adesso ti invio la mia posizione. Ma vaffanculo tu e tuoi fratelli! Perché non hai chiamato loro, eh? Sto male. Sto male, portami a casa. Sì, col cazzo, mi sporchi l'auto. Amore, aiutami, portami a casa. Mi giro la testa. Riprenditi un po', dopo ti porto a casa. Non capiscono e non sono più una bambina. E mi trattano come se fossi ancora malata. Gianni, tu sei in macchina? Sì, perché? Senti, mi dai lo strappo. Va bene. Senti, ci vediamo dopo, va bene. Ciao.
Sì, è vero. Dai, vieni. Andiamo. Come ti senti ora? Andiamo a casa. Dai, sto meglio. Andiamo a casa. Aspetta. Dai, approfittiamone per stare un po' insieme. Rilassati un attimo. Rilassati. Rilassati. Ma che fai? Non lo vedi che sto male? Dai, hai detto che sei meglio. Lasciami. Aldo. Aldo. Che fai, Aldo? Ah, cazzo! Ma come, non vuoi fare niente? No! Mi stai scopando senza nemmeno baciarmi. Mi fai schifo. Faccio schifo. Andiamo via. Cazzo, ogni volta un pretesto per non farlo. Se non ti va di scopare con me, che ci facciamo insieme? Dimmelo. Dimmelo. Non mi sento pronta. Ah, aspettiamo il 18esimo. Aspettiamo che prendi la patente. Aspettiamo la maturità. Cosa aspettiamo? La pensione, eh? Senti, stai calmo per piacere. Andiamo a casa. Stasera ho capito tante cose. Ma sei pazzo? Cosa hai capito? Sentiamo, cosa hai capito? Mi vuoi lasciare perché voglio scoparti? Forza, scendi! No, voglio andare Ho a casa! Ho detto scendi! Aiutami! Aiutami! Ecco, lo sapevo che era qua. Ferma, ferma. Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, Thank you.
brutto fa? Te sfondo! Ah, avevi il mal di testa, eh? Oh! Ma che cazzo? E tu stai fermo. Ma che cazzo vuoi? Perché non te ne torni a casa invece di venire a rompere i coglioni qua? Senti, se vuoi tornare in galera, vacci da solo, ma non ci trascinare mio fratello. Hai capito che cosa voglio, testa di cazzo? Quante volte te lo devo dire di non fare queste cazzate? Dai, andiamo a casa, che Alice non si trova. Muoviti. Ma che cazzo ti metti a fare? Mi ha convinto lui, io non volevo. Ah, ti ha convinto lui, il bugiardo. Dai, muoviti, che bisogna andare a cercare Alice. Perché? Perché è sparita. Come è sparita? Non si trova, è sparita. Dai, andiamo, via. Ma sei giù. Sì. Potete partire! Partimento! Proviamo in centro. Ali, svegliati! Ali... Ali... Chiama Aldo. L'ho appena chiamato. E richiamalo, cazzo.
quali sono i locali dove va spesso lei? Non lo so, però a quest'ora sono tutti chiusi. La compilation è nuova? Ehi! Ma lo sai che canti veramente bene? Davvero, sei forte! Ah sì? E quando è che mi hai vista? Tutta la sera che sono fuori a guardarti. Sei forte, eh? Dai, vieni qui. Senti, sei finito, ci facciamo un giro? Non posso, un impegno. Hai un impegno? Dovevi dirmelo prima. Ma che impegno, scusa? Fra poco partiamo per Milano. Anzi, siamo già in ritardo. Brenda? Sì, sì, arrivo. Abbiamo un concerto lì. Brenda, siamo in ritardo. Sì, 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 lo so. Senti, magari ci sentiamo prossima settimana, ok? Passo da te. Va bene. Mi raccomando, in forma, eh? Dai, andiamo, sennò si arriva tardi. Ragazzi, io purtroppo devo andare via, domani mattina ho demolizioni da fare. Se c'è qualcosa fatemi sapere, ok?
Ma che ci fate sveglio a quest'ora? Mamma, Marice non è rientrata? Ma non era con voi. Perché ce lo chiedete a noi? No, è che è andata via prima dicendo che sarebbe venuta a casa. Oddio, sarà con Aldo. Eccolo. Pronto. Tommaso, ho visto che mi hai chiamato, che c'è? Senti, Alice non è tornata a casa, tu sai qualcosa? Ma non l'avete visto che sono andato via prima? Pensate che io debba sempre sopportare le vostre offese? Mi avete rotto il cazzo, tu e tuo fratello! Sì, ok, ti chiedo scusa, però adesso c'è questo problema. Alice non è tornata a casa, siamo tutti preoccupati. Ma cosa volete da me? Devo andare a cercarla io? No, ok, ma l'hai vista? No, non l'ho vista. E poi io sono andato subito a dormire, mi avete rotto i coglioni, mi avete rotto. E poi su questa storia ci devo riflettere. Ciao. Ok, va bene adesso. Ma che c'è? Che succede? Che c'è? Ho litigato con Alice e suoi fratelli. Sono insopportabili. Per colpa loro la lascio, te lo giuro. Ma quando sei rientrato? Non ti ho sentito. Ma è 3 ore che sono qui. Tu dormivi. Hai fatto proprio piano, non ti ho sentito. Sì, va bene, dai. Ora vai a letto. Dai, vedrai che domani va tutto bene. Stai tranquillo, eh? Buonanotte. Va bene, vai. Dai, buonanotte. Ma ragazzi, ma Aldo l'avete avvisato? Sì, sì, l'ho avvisato. Sì, sì, l'ho chiamato anch'io, ho parlato con la madre. Ha detto sta malissimo, poverino, è svenuto. Gli è presa proprio una crisi. Sì, sì, eravamo lì al pub, però poi è scappata perché hanno litigato. Io l'ho chiamata tutta la notte, ma il cellulare era sempre spento. Si vede che è successo qualcosa lì. Dai, forza, Aldo, andiamo. Coraggio. Dobbiamo andare. Cosa le hanno fatto? Cosa le hanno fatto? Dov'è? La voglio vedere.
È in coma? Ditemelo. È in coma? È ridotta male, ma sta lottando. Dai, su, non fare così, se la caverà. Ma cos'è successo? Che dicono? La scientifica ha fatto dei rilievi, ma non si sa niente ancora. Sapevo. Non dovevo lasciarla. Se metto le mani su quel figlio di puttana, giuro che lo inchiodo al muro. Lo metto in croce e gli strappo la carne di dosso. Della città. Purtroppo in mattinata le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e i medici non hanno potuto fare niente per strapparla alla morte. Il magistrato inquirente adesso ha predisposto nuove indagini. In giornata verrà effettuata l'autopsia sul corpo della giovane vittima. Mamma! Mamma! Che c'è, amore? Dimmi. Ma non hai sentito? Hanno suonato. No, non ho sentito. Vai ad aprire. Calma, calma, ora vado. Un attimo, vado. Oh, ragazzi, entrate, entrate. Tommaso. Aldo è in casa. Sì, Aldo! Oh, ragazzi, è stata una cosa orribile, orribile, orribile. Ancora non ce ne facciamo una ragione, siamo tutti sotto shock. E la mamma? Vi offro qualcosa da bere. Ma no, grazie signora, dobbiamo andare via, abbiamo un po' di fretta. Vi faccio un caffeino, ci metto un minuto a farlo. No, per piacere, vai di là. Ok, vado, ho la pentola sul fuoco. Senti, abbiamo messo a posto camera di Alice, abbiamo trovato questo. Ah, ecco dov'era. Grazie. E c'era anche questo. No, vabbè, questa. Allora, ragazzi, sicuri che non volete niente? No, sul serio, dobbiamo andare via adesso. C'è una chiamata ai carabinieri, devono controllare i cellulari. Vogliono fare un confronto dei tabulati. Va bene, ciao ragazzi. Sì, anche a me. Mi hanno ispezionato pure la macchina, dice che è un fatto dovuto. Ma non hanno trovato niente. Perché cosa dovevano trovare? Ora. Ora mi dispiace dirtelo così, ma. Insomma, se hanno trovato dello sperma è perché io e tua sorella eravamo fidanzati e. E quella sera siamo venuti prima a casa mia. Ho capito, ho capito. No, ragazzi, io non ho fame. Vado a casa. Dai, stai qui, mangia qualcosa. Non puoi mica sempre stare in casa. No, voglio andare a casa, devo parlare con l'avvocato. C'è qualcosa che non mi torna a posto. Cosa non torna? L'autopsia.
I periti dicono che è stata aggredita tra le 3 e le 5 del mattino. Però non ci siamo anche passati di lì. 100 metri. Ma infatti me l'avevi detto che eri passato di là. Tu sei stato l'ultimo a parlare con lei. Che cosa vi siete detti? Senti, Alessandro, devi dire al tuo caro fratellino che la prossima volta che si permette di interrompere un incontro passerà un brutto momento. Perché lo dici a me? È qui, non lo vedi? Chiedilo direttamente a lui. No, glielo devi dire tu, perché se glielo dico io va a finire molto male. Oh, va finito. No, ma su. Tu sei fuori dal giro e ringrazia che non ti chiedo i danni, per colpa sua ho perso un sacco di soldi. Dai, stai calmo, non vedi che è strappato. Ragazzi, scusate, per prima non sapevo niente, me l'ha detto ora lui. Io non sapevo niente di vostra sorella. Cazzo, mi dispiace davvero. Ma com'è potuto succedere? Mi dispiace davvero. Ragazzi, scusate. Oh, se avete bisogno di qualcosa io ci sono. Grazie, grazie. Per qualsiasi cosa, ragazzi, puntate su di me, io ci sono. Tocca, non là. Potremmo aggiungere se ti chiedo peggio, quello che devo dire, ok? Per mostro però chiamo Gnabu, dove mi stai? Vendo mai mereci, ne smoggio, fuzzonetti. Dobre. A sta cercai, ti budiš nedaleko vid domu. Može zaideš privitati mamu i tata? Ja ne smoggio, se non mangio nel časi. Ma ne prijedu in nastupno mesto da Florenzi. Dobre. Ma va. Se ancora non ha neanche risposto a un messaggio, padre, ci ho dato una cancera. Cavolo. Ragazze, ma voi ordinate, no, perché non mi dispiace, è mezz'ora, no, che stiamo aspettando. Aspettiamo voi, magari. Non è un problema. Vediamo. Facciamo un brindisino, un anticipo di voi. Grazie. Auguri. Era meritatissima. Dopo 25 anni. You know, this is my first project in Vienna. So, we can toast to the closure of the contract. In Ukraine, it said toast. Ah, eccolo, eccolo, sei arrivato. Ah, eccolo, finalmente. Dai. Ciao. 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 Beh, almeno potresti salutare per bene, scusarti del ritardo, chiedo troppo? Buongiorno e scusate il ritardo. Va bene così? Aldo, per favore, siedi. Sì, ma non ho fame, ho già mangiato. Ma come hai già mangiato? Siamo qui che ti aspettiamo da un sacco di tempo, ma che stai dicendo? Mamma, non ho fame, ti ho detto. Sono qui solo per fare un piacere a te. Se non ti va, sai che faccio? Me ne vado. Stai seduto e non fare scenate. Impara a stare in mezzo alla gente. Sii educato, per favore. Ma perché mi devi costringere sempre a fare tutto quello che vuoi tu? Io ho i miei impegni e non posso stare qui a perdere tempo con voi. Lo capisci o no? Senti, tu non puoi permetterti di urlare nel mio locale. E non mi piace come tratti le signore. Алло, так, я вже на місці. Бачу, що ви запізнюєтеся трошки. Так, я можу зачекати. Зараз дивлюся на територію, яку треба ізолювати. Бригада вже на місці. 10-15 хвилин і можемо починати. Окей, чекаю на вас. Чао. Моє завдання – знести те, що псує красу.
Ah, Tommaso Martini. Attendo l'altro. C'è Tommaso Martini. Sì, sì, fallo passare. Buongiorno. Prego. Buongiorno. L'ho fatta convocare perché abbiamo delle novità sul caso di sua sorella. La buona notizia è che abbiamo identificato del DNA esterno sugli abiti di Alice. Lo abbiamo confrontato con i campioni in nostro possesso e... e purtroppo risulta appartenere a un vostro amico. Konstantin Petrov. Guardi, al momento la notizia non è ufficiale, quindi io le sto dando queste informazioni in via del tutto privata, perché noi lo stiamo cercando e non siamo riusciti a rintracciarlo. Sembra che sia scappato. Pronto, Alessandro? Alessandro, dove sei? Ti devo parlare, è urgente. Dove sei? Dove sei? Pronto? Sì. Sì, sono io. Mi dica. Come, scusi? Cosa? Ma state scherzando? Ma com'è possibile? Scusi, lei chi è? Da dove mi chiama? Pronto? Pronto? Sì, sto cercando di parlare con Tommaso, ma non mi risponde. Boh, non lo so. Ti dico che non mi risponde. Domenica il nostro continente e anche l'Italia, un'ondata di gelo dalla portata storica. Infatti da domenica irromperà sulla scena europea una massa d'aria molto fredda. Oh.
Guarda, stavo venendo da voi. So tutto. Tranquillo, tranquillo. Finisci pure la partita con la tua nuova fidanzata. Certo, ci hai messo mezzo secondo a dimenticarti di Alice. Ma che fidanzata è fidanzata? Io vengo subito con voi. Mi stavo allenando un po' con lei, soltanto un'amica. Adam, ma quanto ci metti? Un attimo, sto parlando. E poi ora devo andare via. Sì, ma io ho lasciato le chiavi del motorino a casa tua. Un minuto e arrivo. Prima di far perdere le tracce, uno dei due uomini si libera delle corde. Per l'altro, Stefano Marilungo, invece non c'è più nulla da fare. Questa casa qui, con giro di 11 giorni, ci sono stati 3 volte. Poco più di un mese fa, in un paese qui vicino, a Monte Giorgio, al termine di un'altra brutale rapina, morì un'anziana donna di 79 anni. Svolta nelle indagini del caso Alice Martini, è stato isolato il DNA del presunto assassino. Da un comunicato ufficiale della questura, il DNA sembrerebbe appartenere ad un amico di famiglia della ragazza. Konstantin Petrov, l'uomo di origine ucraina che vive a Firenze da diversi anni, senza precedenti, si è reso irreperibile, ma la questura assicura che le forze dell'ordine sono sulle sue tracce. Una traccia di DNA che, secondo gli investigatori, ci dice chi è. Ora però Kindare è convinto di avere in mano un tassello cruciale, un elemento altamente indiziato. Kostya, ti slai tutte porte. Ti stanno accusando di omicidio. Sì, sì, lo so, so tutto. Sto andando all'aeroporto. Sì, sto tornando in Italia, ma non lo dire a nessuno, ok? Ne pregevai. Stai tranquilla, io sono innocente. Stasera torno a casa e ti spiego, ok? Però prima devo passare alla vecchia centrale, ho una cosa da fare. Se ne frega, prenderà un taxi. Pensiamo alle cose serie. Ci sono novità? Certo, hai detto che sapevi tutto, no? Non te l'hanno detto in quest'ora? Mi hanno detto che hanno isolato il DNA del sangue dello stupratore, ma non mi hanno detto altro. Ok, senti, in quest'ora mi hanno detto il nome. Sai a che appartiene il DNA? No, dimmi. A Konstantin. Quella notte Konstantin è andato per prima. E dove è andato? Dall'autopsia si è capito che è stata violentata verso le 5 di mattina. L'hai capito che non era con noi. Bastardo. Bastardo. Non mi è mai piaciuto. E nemmeno a tua sorella. Infatti mi parlava sempre male di lui. Bastardo. Ok, adesso stai calmo però. Ho pensato una cosa con i miei amici, però mi devi dare una mano. Sì, certo. Quel bastardo non può farla franca. Certo, sì, tutto quello che vuoi. Ok. Tu ci tenevi ad Alice, vero? La madre. Più della mia vita. Bene, senti, noi abbiamo un piano. Senti, abbiamo saputo che è rientrato in Italia. Nemmeno la polizia lo sa. E abbiamo scoperto anche dove si nasconde. Sono riuscito a farmelo dire dalla sorella. È una vecchia centrale elettrica che deve demolire. È un po' lontana, ma adesso noi ci mettiamo in viaggio e l'andiamo a trovare, Se lo vedo io l'ammazzo. L'ammazzo, te lo giuro! Ok, però non facciamo colpo di testa. Ora l'andiamo a trovare, Ti va di venire? Sì, sì. Certo, come no. Andiamo. Ok. Io non lo so. Non è scappato, è andato a lavorare all'estero, perché non lo capisci? Non può rispondermi, lui non c'è linea. Però stasera quando arriverà l'albergo. Thank you.
Bojomoi. Buongiorno, stiamo cercando Konstantin Petrov. Oddio, ma che è successo? Abbiamo un mandato di cattura per lui. È in casa? No. Lei chi è? Io sono la sorella, però... Mi dica dove è suo fratello. Io non lo so, io glielo giuro che non lo so. Non mi faccio perdere la pazienza, mi dica dove è suo fratello. Ma Konstantin, non è qui, è andato a lavorare all'estero. Sappiamo che è rientrato in Italia. Per il bene suo e quello di suo fratello, per favore, ci dica dov'è. Ma io non lo so! Ma mio fratello è innocente. La prego, lui non c'entra niente con questa storia. Se è innocente o no, questo lo deciderà il giudice. Il nostro compito è quello di assicurarla alla giustizia, per favore. No! Io non lo so. Che facciamo, la portiamo in caserma? No! Allora, ce lo dice dov'è? Ok, grazie. Figlio di puttana! Faccio 20 anni e sono nato! Non dirmi che ci stavi aspettando. Certo. Eccomi qua. Che cosa volete da me? Cosa vogliamo? Sei un cane! Una bestia! Cane! Cane! Bestia! Vieni, è qui. Non può scappare. Vai. Calma, no. calma. Konstantin, amico mio. Ma lo capisci quello che hai fatto? Che cosa ti aspetti da noi? Ora preparati al peggio. Aldo, ti ricordi cosa hai detto quando sei arrivato in ospedale? Io sì, me lo ricordo. Ho detto che l'avrei ucciso con le mie mani, quel bastardo!
Hai detto che l'avresti inchiodato al muro, che l'avresti messo in croce. Ecco, ora puoi farlo. È tutto tuo. Guarda, ci sono due pali, la corda, dei chiodi e dei sassi. Costruisci la croce. Noi siamo i fratelli. E tu il fidanzato con il cuore spezzato. Adesso noi vogliamo goderci lo spettacolo, devi farlo tu. Sì, sì. Dai, forza. Il topo è in gabbia. Davanti, le corde sono lì. Forza, povero vai. Costa. Pensavi di farla franca. Dai, le corde sono lì, muovi. Non dici niente? Hai perso la parola, stronzo. E ora come la metti? Dai, forza, più veloci. Non hai fretta di costruire il patibolo. Non vuoi essere il suo boia. Sì, sì. Certo, però ragazzi datemi una mano. Una mano? Devi fare tutto da solo. Vuoi cambiare idea per caso? No, no, però gli abbiamo dato una bella lezione. Finirai su giorni in carcere, figlio di puttana. No, no, così non mi piace. Pensi che siamo venuti qui per scherzare? Dai, costruisci la croce fino in fondo. Sì, sì, certo, la costruisco. Dai, ora è tutto tuo. Fallo spogliare. Ma io veramente... Allora ti decidi, eh? Sei venuto qui per fargli un applauso? Un brindisi? A proposito... Io vorrei fare un brindisi. L'abbiamo fatto l'altra volta, no? Però attenzione a non ferirti. Non vorrei sporcarmi del tuo sangue. Oh, cazzo! Dai, fermo. Fermo. Sei un vero. Constantin quella sera è stato con noi tutta la notte a cercare Alice. Mentre tu la violentavi e la uccidevi. Sei un verme. Constantin, allora? Ho cambiato programma. Alice non è con altro. Come non è con altro? Vengo con voi. Quante lacrime fa il sei versato, farabutto? Spogliati adesso. Hai ucciso mia sorella. C'era un fiore. E tu ce l'hai distrutto. Hai distrutto le nostre vite. Ah! 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 Ah!
vivo, è vivo. Marinelli, chiama un'ambulanza. Pronto, sì, un'ambulanza urgente. Sì, siamo alla vecchia centrale elettrica.